Ciao ragazzi e bentornati a Che film vediamo stasera. Per questa puntata tratteremo il film che è stato consigliato da Andrea. Ringrazio da subito Andrea per il consiglio. Ed è Bastardi senza gloria, un film di Quentin Tarantino, uno degli ultimi film di Quentin Tarantino, che come vediamo apprezzo notevolmente. Apprezzo praticamente tutto, mi manca giusto Dal tramonto all'alba per vari motivi che non starò qui a spiegare, anche perché sennò andiamo abbastanza lunghi, e mi mancano le ultime produzioni perché ancora devo prenderle. Aspetto di trovarle a un prezzo ragionevole. Ma veniamo alla trama senza spoilerarci troppo. Allora, l'impalcatura storica in cui è inserito questo film, questo racconto, stavo per dire, stiamo lì, è quella dell'occupazione nazista della Francia, quindi Seconda Guerra Mondiale durante l'occupazione. Le trame che sono approfondite sono fondamentalmente due, quindi due linee principali. Una in cui non intendo entrare minimamente nel dettaglio per evitare qualunque spoiler. La seconda, come da titolo, è quella dei bastardi. Chi sono i bastardi? I bastardi sono un gruppo militare molto piccolo, composto da 9 uomini, che agiscono sul suolo francese. In che modo? Facendo delle incursioni e uccidendo nazi. Il loro unico obiettivo è quello di uccidere i nazi. Punto. Non vi dirò altro sulla trama, perché non ho intenzione di spoilerarvi nulla per chi non avesse visto questo film. Ma entriamo nei meriti del film e cerchiamo di capire qualcosa in più. La trama, come vedete, potrebbe sembrare quella di molti film di guerra. In realtà, però, è una scusante. Tarantino, come spesso in altri suoi film, ha degli scenari, delle cose, ma quello che a lui interessa narrare è una storia che lui ha ideato, che magari si discosta molto, e in questo film è molto evidente. Parliamo di una storia di fantasia che si distacca completamente dalle vicende storiche reali della Seconda Guerra Mondiale. Quindi non avvicinatevi a questo film aspettandovi di vedere un documentario o qualcosa di simile. Stiamo parlando di Tarantino, e Tarantino narra quello che Tarantino vuole narrare, come sempre. E lo fa in che modo? Attraverso le sue solite tecniche, ossia la divisione in capitoli, che ormai ritorna da tantissimi film, sia dei più vecchi, sia dei più recenti, pensate a Kill Bill, che è uno dei miei amati. Ora, lui quando solitamente utilizza la divisione in capitoli, la utilizza per destrutturare un racconto, quindi prendere i singoli elementi, esploderli e rimontarli nel modo in cui, dal suo punto di vista, si riesce a raggiungere il miglior risultato. Spesso questo risultato è destrutturato, quindi con ordine sparso a livello temporale. Per questo film questo non succede. I capitoli seguono una divisione temporale che ha lo scopo di accompagnare il fruitore durante tutta la visione del film. Quindi è un film più lineare rispetto a altre produzioni di Tarantino, ma appunto che comunque non rinuncia alla divisione in capitoli che a lui è tanto cara. Innanzitutto abbiamo parlato dell'originalità della trama. Questa, dal mio punto di vista, è qualcosa che dà un valore enorme a questo film. Una trama completamente originale, completamente spiazzante, che quindi ci fa rivivere degli eventi, quelli della Seconda Guerra Mondiale, sotto una chiave completamente diversa. Per alcuni magari potrebbe essere un difetto, per quanto mi riguarda, soprattutto quando si va a vedere un film di Tarantino, ottimo. Non posso intuire nulla dall'inizio alla fine, mi va benissimo così. Poi, dal punto di vista tecnico, questo film è ineccepibile, che sia la fotografia, che sia la regia, che sia il montaggio, che sia la splendida colonna sonora, che siano gli attori scelti e la loro recitazione. Tutto in questo film è perfetto, tutto in questo film è magistrale, il ritmo è perfettamente gestito. Tarantino con questo film dimostra tutta la sua maturità a livello tecnico. Poi abbiamo parlato di narrazione. Ogni elemento che vediamo in questo film ha motivo di esistere. Tarantino spesso nei suoi film si prende dei momenti per se stesso, del semplice anche citazionismo o le sue fissazioni, che siano inquadrature di piedi, gente che balla e quant'altro. Alcune di queste scene nei suoi film in realtà sono lì perché lui le vuole, non perché debbano esserci a livello narrativo. Questo può essere visto sia come la firma dell'artista, cosa che io apprezzo, ma anche da alcuni potrebbe essere un elemento disturbante, fuorviante, un elemento quantomeno futile, anche solo in termini di tempo. Per quanto io non sia vicino a questo tipo di analisi così negativa, anzi apprezzo sempre riconoscere il marchio d'artista, devo dire che in questo film il marchio d'artista si vede, ma assolutamente non in modo invasivo. Non esiste in questo film una scena che non abbia senso di esistere.
ogni cosa sta lì perché vi deve introdurre qualcosa, perché vi deve spiegare qualcosa, perché vi deve dare l'idea di un personaggio. A tal proposito, i dialoghi. I dialoghi da sempre sono una delle cose più belle dei film di Tarantino. Pensate agli splendidi dialoghi di Pulp Fiction, per andare proprio agli albori. In questo film i dialoghi non sono da meno, non sono a livello dei dialoghi di Pulp Fiction per quanto riguarda l'originalità forse e la capacità di introdurre discorsi e chiacchiere quotidiane in un proprio film, ma hanno un livello altissimo, non tanto appunto nello spiazzarci quanto nel dirci tantissimo dei personaggi in gioco, degli elementi. Ogni cosa, qui il ritmo e le battute si fondono per darci l'idea di chi sta parlando, almeno per quanto riguarda gli attori principali, per quanto riguarda gli elementi principali. Ci sono difetti? Bah, davvero davvero poco. Per quanto mi riguarda si potrebbe dire anche che non esistono difetti concreti in questo film, ma qualcosina si può dire su una scena che non mi piace, non entrerò nel merito, perché ne parleremo dopo nella sezione spoiler, è la parte di Hitler, che seppur scelta quasi in modo caricaturale e in realtà magari ci dice alcune cose degli aspetti di Hitler, dal mio punto di vista è la cosa che ho apprezzato meno. Poca roba nella dinamica e nell'economia del film in realtà, ma la metto qui ancora una volta per fare quello che, pur di tirare fuori le proprie opinioni, va a cercare ogni singolo pelo nell'uovo. E veniamo alla nostra pagella. Per quanto riguarda la fotografia e la regia, per quanto mi riguarda, cominciamo a sbilanciarci. Un 5 pieno. Niente si può dire di negativo a questo film, almeno dal mio punto di vista. Come sempre, sono le mie personali opinioni. E quindi passiamo al secondo punto, ossia la direzione artistica generale. Ancora una volta, per quanto mi riguarda, si merita un 5 pieno. Dal punto di vista di qualunque cosa, dal montaggio sublime, le musiche che mi sono piaciute tantissimo e come tutto questo si fonda con la fotografia e con la regia, tutto è davvero perfetto, non c'è ancora una volta niente da dichiarare in senso negativo, anzi aggiungo elemento interessante anche per quanto riguarda i costumi e la ricostruzione quindi di ambienti e di cose, per cui addirittura Tarantino si è spostato e è andato quindi a girare in Francia nelle scene che servivano in Francia e così via. Per quanto riguarda le prestazioni degli attori, 5 meno. Sul meno ci arriviamo fra poco, perché in realtà quel meno lo potrei pure togliere, se ho ben chiaro. 5 perché? Perché gli attori, dalla scelta degli attori, che quasi tutti sono madrelingua della lingua necessaria, a come loro recitano, cioè, ma di cosa stiamo parlando? A parte la prestazione di Brad Pitt, che è ottima, per quanto caricaturale, simili, ma Brad Pitt parla in un modo in cui normalmente Brad Pitt non parla, assolutamente. È stato davvero bravo a calarsi nella parte. Questo si può dire per tutti, tra cui uno su tutti gli altri, brilla particolarmente per quanto mi riguarda. Parliamo di Christoph Waltz, non a caso ha vinto anche un Oscar per la propria prestazione e non solo, anche un Golden Globe, se ricordo bene, e anche qualcosa a Cannes. Comunque, una prestazione divina, cioè questo uomo in questo film recita in 4 lingue, tra cui l'italiano, che parla anche abbastanza bene, e niente, è bravissimo, ma non solo dal punto di vista linguistico, è bravissimo nella gestione dei ritmi, dei tempi, delle movenze, dell'espressività, cioè davvero una prestazione stupenda, i suoi silenzi dicono tantissimo del personaggio, davvero davvero ottima prestazione. E quindi direte, perché gli hai messo il 5 meno? Ma così, per farlo antipatico l'ho messo lì, perché tra le varie prestazioni c'è pure quella di Hitler che non mi è piaciuta. E quindi ho detto, vabbè dai, su, sto a fare troppo il buono con questo film, sto facendo proprio il fan, e probabilmente questo film se lo merita, ma mettiamo questo meno così per rompere un po' le palle. E veniamo al voto più sofferto, emozioni e coinvolgimento. Il voto è 5 ancora una volta. Perché è sofferto? Perché decidere se dare un voto così alto a questo film è stato difficile. Nel senso classico non è un film che ti emoziona, i film di Tarantino non sono film come Castaway o come, che ne so, Stand By Me e film del genere, film che ti prendono l'anima e te la sbriciola, non ti fanno stare quasi male. I film di Tarantino hanno obiettivi diversi, però alla fine ho deciso per il 5, perché? Perché non sentirsi coinvolti, non sentire la tensione quando abbiamo Landa su schermo,
non sentire invece il fomento dei bastardi in azione o non sentirsi vicini a personaggi come Shoshanna, che non ho ancora nominato e non intendo entrare nel merito ulteriormente, è impossibile. Quindi ancora una volta vuol dire che tutto il lavoro è fatto divinamente, vuol dire che ti meriti questo bel 5 pieno. E passiamo alla trama e all'intreccio. Il voto, lo dico da subito, è 4,5, quindi abbiamo quasi ancora una volta il 5, perché dal punto di vista degli eventi narrati sono, come quasi sempre nei film di Tarantino, una serie di eventi che convergono, si scontrano e definiscono una trama. Quindi in questo, forse più di altri, non c'è un vero e proprio filone guida, a cui voi magari non saranno d'accordo. Altra annotazione va fatta per la struttura. La divisione in capitoli non destrutturati, quindi lineari e in ordine, rende da una parte il film fruibile per tutti, quindi anche chi non vuole stare lì dietro a capire in che modo, quando si colloca questo capitolo, pensate a Pulp Fiction, a quello che può fare nella vostra testa alla prima visione, se riuscite a ricordarla, per me è parecchio lontana nel tempo. Questo qui non succede, quindi non c'è da una parte quel wow, oddio mio che genio, guarda dove mi ha fatto arrivare, ma non c'è nemmeno quello spaesamento che alcuni potrebbero provare. Ora, per quanto mi riguarda, questo non è un difetto per niente, però sento che magari per alcuni che vogliono sempre il massimo da Tarantino in termini di anche originalità della struttura, qui potrebbe venire a mancare. Quindi gli affido un 4,5 e famo che se siamo voluti bene così. Va bene?